Scenari economici e politici con il fatto di Marcotti, il nostro format settimanale che ovviamente va a pescare le notizie più importanti e anche sulle quali c'è maggiore polemica, per così dire, perché insieme vogliamo fare una riflessione, insieme io, naturalmente voi che ci seguite da casa, e lui, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato anche per questa settimana. Grazie Emanuela, un saluto a te e ovviamente un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori. Allora, visto che parleremo, come è ovvio che sia, del nuovo governo che ha giurato, adesso ci sarà l'ok dal Parlamento, insomma il governo Draghi, e visto che so che tu non vedi l'ora di dirmi la tua, ti chiedo subito io una domanda molto netta: che voto dai a questo governo alla luce dei nomi che abbiamo visto, alla luce del fatto anche però, lo diciamo, che non sappiamo ancora esattamente quali saranno le prime mosse, ma se dovessi dare un voto così... È insufficiente, Infatti direi 5, ecco, non 4, stavo ma dicendo comunque. gravemente insufficiente. No, allora diciamo con riserva, perché 5? Ma 5 perché ci sono alcune conferme che obiettivamente mi sembrano imbarazzanti. Le due principali sono il Ministero degli Interni e il Ministero della Salute. Sono due conferme che non mi aspettavo, pensavo che in una maniera o nell'altra cambiassero, anche perché cambia la compagine governativa, cioè i partiti che sorreggono questo governo. Quindi di fatto rispetto al Conte 2 l'entrata di Forza Italia e di Lega, e pensavo che questo portasse perlomeno al cambio della Lamorgese agli interni e di Speranza alla sanità. Invece sono stati confermati. Quindi Ok. questa sarebbe l'insufficienza grave. Poi invece diciamo la sufficienza sul fatto che sugli ministeri più importanti ha messo dei tecnici. Sì. Tecnici che io non è che conosca alla perfezione. Allora io conosco ovviamente Enrico Giovannini perché come statistico non posso non conoscere una persona che è stata presidente dell'Istat. Conosco Colao per essere stato amministratore delegato di Vodafone, eccetera. Ma già Franco, cioè ne conoscevo l'esistenza, ma non è che possa dire di conoscere Franco. E poi ci sono alcuni ministeri, un paio di ministeri, diciamo, quello per esempio dell'istruzione, del quale, cioè erano persone del quale io non conoscevo neppure l'esistenza, quindi non posso dare un giudizio, no? Perché appunto non conoscendolo. Quindi lì il giudizio è sospeso, diciamo. Comunque tra la sufficienza, per i ministri tecnici e la grave insufficienza per i ministri politici, alla fine salta fuori un 5, diciamo, Ok. un'insufficienza, ma non gravissima. Ok, e il fatto appunto che è chiarissimo, però il 5 presuppone un minimo di riserva, no? Quindi, come dire, non lo bocci proprio totalmente, totalmente. Attendi di vedere effettivamente, cosa riusciranno a mettere insieme. Sì, ovviamente ritengo, appunto, pur non conoscendolo in particolare Franco, però spero e penso che sia perlomeno, insomma, più competente rispetto a Sì. Gualtieri. Quindi in alcuni campi dovremmo aver migliorato, anche se naturalmente, chiariamo, purtroppo sui ministeri economici incombe l'Unione Europea, cioè non è che noi diamo molto peso ai ministeri economici, ma alla fine questi ministri dell'economia sono molto così pressati dai diktat che arrivano dall'Europa, quindi non è che anche loro possono avere una grande libertà per la loro operatività, insomma. Ci sono comunque, anche se adesso con la pandemia allentati, però ci sono comunque dei vincoli, per cui ecco, anche lì, però speriamo che perlomeno faccia qualche cosa di meglio rispetto a Gualtieri, ecco, questo sì.
Sì, vabbè, insomma, diciamo che quindi ci sono speranze che si possa fare meglio. C'è qualcosa che pensi, su cui pensi che possa essere invece forte questo governo? Cioè, su cosa secondo te, per meglio dire, Draghi riuscirà magari a dare un'impronta un po' più decisa, soprattutto in questa prima fase? Qua mi trovo un po' in difficoltà, nel senso che la cosa che tutti, insomma, diamo per scontato è che la personalità di Draghi possa avere un peso in Europa, quindi magari contare qualche cosa di più in Europa, ma appunto per la presenza di Draghi, comunque è una persona che è stata ai vertici della Banca Centrale Europea, conosce tutti i meccanismi, conosce alla perfezione tutto, quindi insomma è una persona che l'Europa non può, adesso uso un termine un po' così, non può prendere in giro, nel senso non è che sia uno sprovveduto, adesso non volevo dire che Conte fosse uno sprovveduto, però certamente non aveva l'esperienza che ha Draghi, insomma, Conte arrivava così dalla società civile, quindi ha dovuto pian piano conoscere i meccanismi con i quali funziona l'Europa. Ecco, questi meccanismi sono perfettamente a conoscenza di Draghi, quindi diciamo se c'è un aspetto positivo è che abbiamo un Presidente del Consiglio che non è un novello, insomma, è una persona che conosce perfettamente i meccanismi, speriamo che agisca a favore del nostro paese, ovviamente. Ok, allora in queste ore, perché poi tra poco volevo mostrare un piccolo montaggio che la nostra Alessandra ci ha preparato dalla regia. In queste ore c'è chi dice: beh, ma Conte sarà il premier, il presidente del Consiglio più rimpianto in assoluto, perché secondo qualcuno è stato il presidente del Consiglio più amato, ma perché fondamentalmente? Non perché non abbia sbagliato nulla, perché poi insomma l'errore è umano, no? Però perché inserito, diciamo, nel contesto difficile che abbiamo vissuto, soprattutto per il coronavirus, insomma, c'è chi pensa che comunque lui ne sia uscito in modo positivo, cioè Conte che si è dovuto veramente districare tra mille questioni. Allora, una situazione in Italia già penalizzata da tutto quello che sapevamo già a livello economico, fanalino di coda dell'Europa, lavoro che doveva sicuramente ricevere degli impulsi affinché la disoccupazione potesse calare sempre di più, era calata, poi però con questa disgrazia, perché insomma, non trovo un'altra parola in questo momento, del Covid, tutto è stato annullato e non solo, tutto è stato affossato. Tu cosa ne pensi? Verrà rimpianto Conte, a prescindere da chi lo sta poi seguendo, cioè Draghi, ma cosa dici di Conte? Poi mostro un video che abbiamo preparato. A mio avviso, non penso proprio che debba essere rimpianto. È stato presidente di due esecutivi molto diversi tra di loro, quindi già questo, insomma, non pone a suo favore, perché insomma, non può un presidente essere un presidente per tutte le stagioni, deve avere un'indicazione politica. Non è che possa fare normalmente il presidente del Consiglio. Con l'appoggio di un governo, diciamo, di centrodestra, così come fare il presidente del Consiglio di centrosinistra, insomma, che persona sei? Cioè devi prendere comunque una posizione politica. Quindi, ed effettivamente, se il Conte 1 aveva dato qualche cosa di nuovo, perché volente o nolente, naturalmente le critiche no, non mancano, ma il Conte 1 aveva dato il reddito di cittadinanza, quota 100, la legge sicurezza, alcune leggi sul lavoro precario, soprattutto. E quindi c'era stato qualcosa. E il Conte 2, io sì, chiaro, c'è Sì. la questione della pandemia, però che riforme, che cosa ha dato? Non ha dato nulla a quel governo. E questo diciamo, va a discapito della figura di Conte, che insomma, non può, ecco, non può esserci un premier buono per tutte le stagioni, o
o sei ad un certo punto devi schierarti. Adesso che è finito, adesso vediamo politicamente come si comporterà Conte, se diventerà la bandiera del nuovo Movimento 5 Stelle o se farà un partito suo. Però adesso noi lo identifichiamo come una persona di centrosinistra, ma è stato presidente del Consiglio di un governo, appunto quello giallo-verde, che invece è stato molto più vivace rispetto al governo giallorosso. Allora, intanto abbiamo messo in sovrimpressione governo Draghi, chi vince e chi perde, poi ci torniamo su questo, però il contributo video che volevo far vedere e ascoltare è il seguente. Allora, so che seguiamo un po', per così dire, la polemica che c'è stata rispetto agli applausi che Conte ha ricevuto quando ha lasciato Palazzo Chigi. Insomma, sai, tu sai meglio di me, Giancarlo, ma lo sanno anche gli amici che ci seguono, che è consuetudine, no? Nel momento in cui un presidente del Consiglio si congeda, cioè lascia il suo ruolo, il suo incarico a Palazzo Chigi, c'è tutta una cerimonia per cui chi lavora all'interno del palazzo saluta e ringrazia, insomma, il presidente del Consiglio, ma è giusto che sia così, poi indipendentemente da quello che si pensa. Dalla propria idea politica, da quello che si pensa della persona, comunque una persona che ha lavorato nel palazzo. Però la cosa che ha fatto sorridere è che è subito stato detto, e questo si collega un po' a quello che dicevamo poco fa, che gli applausi fatti a Conte non si erano mai visti, cioè che davvero c'è stato questo tripudio e questo entusiasmo per un presidente del Consiglio che appunto è stato il più amato e che quindi tutti salutavano con profonda tristezza. Allora, noi siamo andati, ma l'avrete fatto sicuramente anche voi, però mi piaceva mostrarlo lo stesso. Abbiamo messo insieme il saluto che è stato fatto a Conte, il saluto che è stato fatto a Gentiloni e quello che è stato fatto a Letta. E li vediamo, insomma, sentiamo cosa è successo a livello di applausi. Poi ne avremmo potuti mettere altri, insomma, se no saremmo stati qua tutta mattina. Guardate. Allora, Giancarlo, è stato un unicum a questo punto il lungo applauso a Conte o no? Cioè, abbiamo visto anche gli altri, ma insomma meno male perché anche Letta, peraltro Letta aveva ricevuto pure lo smacco da Renzi, insomma, quindi a me sarebbe venuto da applaudirgli di più, non so te, perché ecco, Gentiloni lo stesso modo che comunque aveva fatto da traghettatore. Allora, cosa dici anche su questo? Allora, di differente ci sono le riprese e poi anche questa questione della compagna, insomma. Cioè, sembrava una regia quella di Conte, mentre quella di Gentiloni e Letta erano, come è normale che sia, un saluto al termine di, appunto, di un periodo di lavoro. Quello di Conte sembrava un filmino programmato, fatto apposta con questa telecamera che gira, che lo guarda, lui che fa tutti questi gesti e poi la questione appunto della mano con la compagna. Insomma, io, vabbè, sarò forse un po', ma ho preferito di gran lunga il saluto che hanno fatto a Letta e a Gentiloni rispetto a questo filmino così zuccheroso e mieloso di Conte. Veramente non mi è piaciuto. Cioè, qua non siamo all'interno di una fiction, stiamo parlando delle sorti del paese. Non so, cioè, mi verrebbe di dire Sì. No, qualche termine che forse non è vabbè, piacevole, ma ma insomma. tu hai detto bene perché poi appunto Conte qui non lo vediamo, ma si vede nel no, momento in cui poi dalla mano la compagna, Sì, quindi già certo. ecco, l'hai detto tu. Poi vabbè, c'è da dire anche una cosa, sono stati governi diversi, nel senso che Conte, proprio a causa della pandemia del Covid, ha dovuto rivolgersi più spesso anche ai cittadini, no? Quindi ha creato, poi che sia riuscito o meno, non lo sto dicendo io, no? Però ha creato anche un dialogo più empatico, se vogliamo, con gli italiani, che comunque erano anche
psicologicamente penalizzati dalla situazione appunto del coronavirus. Quindi diciamo che vabbè, ci sarebbe anche stato, no? Se avessimo visto un saluto un po' più accorato nei confronti. Siamo tutti un po' più sensibili forse, però insomma a me sembra che il saluto per chi e da parte di chi lavora nel palazzo sia stato più o meno simile. Come hai detto tu, forse la regia è stata diversa, c'era un po' più di entusiasmo nel voler riprendere l'addio di Conte a Palazzo Chigi. Bisogna vedere chi ha fatto quelle riprese, No, insomma. questo non lo so, magari ci possiamo informare. Senti, Giancarlo, appunto, governo Draghi, chi vince e chi perde? C'è qualcuno che ti piace proprio invece? Non diciamo solo le cose negative tra i ministri del governo. Prima tu hai fatto già un po' una carrellata, però se dovessi proprio chiedere se c'è una figura che ti piace. Veramente sono in imbarazzo, nel senso che per un po' io avevo apprezzato Giovannini come presidente dell'Istat, poi quello che è successo appunto successivamente, dopo che lui ha lasciato quella carica lì, mi ha lasciato molti dubbi e quindi insomma sono veramente in difficoltà a trovare una persona che così prima di iniziare, poi speriamo che invece facciano qualche cosa di buono, non è che sia un catastrofista, però in questo momento dire chi mi piace sono un po' davvero in Ma difficoltà. settimana scorsa, per esempio, parlavamo di Giancarlo Giorgetti, che è stato nominato ministro dello sviluppo economico. Ti ricordi, ne parlavamo per ovviamente le decisioni che la Lega stava prendendo in merito alla partecipazione del governo. Sì, le tre personalità della Lega che sono entrate nel governo, cioè Giorgetti, Garavaglia e Stefani, sono delle persone che, diciamo, all'interno della Lega, non è che voglio dire che anche la Lega, come tanti altri partiti, ha le correnti, però insomma ci sono quelli più euroscettici e quelli meno euroscettici, mettiamola così. Ecco, si sono scelte delle persone, diciamo, moderate, insomma, come Giorgetti o come Garavaglia. La Stefani, per la verità, ha, secondo me, un ministero di quelli più importanti. Anzi, io ne approfitto in questo momento, non lo faccio per congratularmi con la Lega, che ha formato per prima questo, ministero per la disabilità, che era un qualche cosa che mancava ed era una grave pecca, insomma, no? Quindi, corretto che sia stato fatto. Per quanto riguarda Giorgetti, io ho difficoltà. È una persona che è dal 96, se non mi sbaglio, in Parlamento, quindi dovrebbe essere 24 anni che è in Parlamento. Non che io dico ci possono essere come posso dire, dei politici a vita, non sono contrario, non sono dell'idea grillina che bisogna fare due mandati e poi a casa, No, no, però no, certo, cioè, beh, anche perché comunque la politica è esperienza, adesso va bene, certo. l'importante è che si faccia sempre il bene del paese, no? Si agisca così, però tu dici che comunque ti pare già una figura che dovrebbe essere un po' svecchiata senza nulla togliere alle sue competenze dirette, Esatto, la direi sbiadita, ecco. Cioè io ok. Ok. penso che ad un comizio in cui parla Giorgetti ci sarebbero degli sbadigli, ecco, Beh, mettiamola anche così. se lui non è mai stato un frontman, no? Ha sempre agito dietro le quinte, quindi è sempre apparso poco in televisione. Diciamo che nonostante sieda in Parlamento da così tanti anni, non si è mai inflazionato, intendo dire a livello popolare, che sai che è quello, no? Che poi un po' conta. Senti Giancarlo, sto leggendo e poi ti saluto. Banca Italia, debito 2020 salito a 2.569,3 miliardi, parliamo di un più 159,4 miliardi sul 2019. Insomma, quindi vabbè, di debito pubblico io e te abbiamo parlato sempre tantissimo e quindi ti chiedo un commento su questo, anche se forse insomma, è abbastanza retorico il commento che si può fare. E poi si parla nuovamente di lockdown totale dopo la proposta di Ricciardi, o meglio, non è una proposta, lui l'ha detto proprio così senza importarsene nulla di quelle che potevano essere le reazioni, dicendo ne parlerò poi con Draghi. Qualcuno sta dicendo, ma il problema è che senza il lockdown totale ci sarà questo stop and go
ovviamente per il virus, per tutto il 2021, però è la famosa, mi verrebbe da dire, convivenza con il virus che ci hanno detto avremmo dovuto comunque imparare ad attuare, no? Perché è ovvio che il virus non se ne va da un giorno all'altro, ma neanche se facciamo il lockdown, perché poi torniamo e il virus comunque circola lo stesso. Cosa ne pensi? E poi ti saluto. E penso che sia il problema principale per l'Italia, ovviamente anche per tutto il resto del mondo, ma insomma limitiamoci al nostro paese. Qua veramente non ne usciamo più e questo è veramente una cosa molto preoccupante. Adesso solo 10 secondi su questo, chiamiamolo, come posso dire. Passo falso del governo, no? Che ha così voluto inibire, diciamo, fermare la ripresa dello sci. Questo è un aspetto che a 4 ore dall'inizio, diciamo, da quando si dovevano riaprire Allora, questi fatti qua per me fanno male all'Italia, fanno male alla nostra economia e insomma è difficile uscire. E attenzione a una cosa che ho letto proprio stamattina, che comincia ad uscire, che c'è una patologia non di Covid, ma dovuta al Covid, cioè una specie di depressione, chiamiamola così, dovuta appunto a tutte queste restrizioni. Certo. E allora bisogna anche fare attenzione che qua per sconfiggere una patologia non vorrei che ne inseriamo Ma un'altra. esatto, assolutamente c'è chi scrive, Serenella, ma il comitato tecnico-scientifico quanto ha inciso in positivo durante questa pandemia? Non mi pare che ne esca bene. Diciamo che tra tutti, cioè un giorno si è detto una cosa, un giorno l'altra, e forse le idee chiare, cioè se non le hanno loro. Poi magari è stato solo un problema di comunicazione, non oso dire che non sapessero quello che andavano dicendo, insomma. Però chiaramente le idee un po' confuse tutti noi le abbiamo ancora in questo momento, dopo più di un anno. Perciò magari è un problema di comunicazione, non perché, ma cioè non do per scontato che non siano esperte le persone che ci parlano, però il problema sussiste, non è che possiamo dire vabbè, allora se è solo un problema di comunicazione chi se ne importa? Giancarlo, No, hai perfettamente ragione. Qua non dobbiamo così derubricare a un problema di comunicazione. È un problema grave per l'Italia perché anche la questione dei ristori. Adesso, tanto abbiamo aumentato il debito pubblico di 160 miliardi. Se noi avessimo aumentato il debito pubblico di 160 miliardi in una situazione ordinaria, diciamo, avremmo quasi rifatto l'Italia, non dico. Intanto, insomma, è una cifra spaventosa. E mentre noi non ce ne siamo accorti di essere diventati più ricchi, la questione dei ristori, adesso hanno bloccato appunto gli impianti di sci e dicono, ma arriveranno i ristori, io tanto li voglio vedere. Ed in più non sono i ristori che sanano Ristori, la questione. esatto, ah, certo, sì, Cioè, bisogna scusami. far lavorare le No, ma anche persone. perché il ristoro potrebbe essere magari relativo a un piccolo periodo, ma insomma qui parliamo di chiusura totale da sempre, da quando c'è l'emergenza, no? Cioè, quindi per la stagione invernale, chiaramente in questo caso. Proprio Allora, per sì, esatto. Giancarlo Marcotti, io ricordo sempre ai nostri amici che possono ritrovare la puntata a breve sui nostri canali delle fonti, sul sito e sul canale YouTube, dove potete appunto trovare on demand contributi più interessanti e poi Finanza in Chiaro con Giancarlo Marcotti, tutti i giorni un video nuovo. Naturalmente Giancarlo è disponibile, come dire, anche sui social, perciò qualsiasi cosa vogliate chiedere, lui c'è. Grazie Giancarlo, noi ci rivediamo settimana prossima, lunedì. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, intanto c'è Giuseppe che scrive: c'è Di Maio buono per tutte le stagioni. E ci sono persone, non solo lui, dai, non ci accaniamo sempre comunque su Di Maio. Ci sono persone che hanno ricevuto un altro ministero, una cosa che fa riflettere, dice: ma come, magari nella legislatura precedente si occupava di una cosa e poi si occupa di un'altra. Ecco, speriamo che l'Unione faccia la forza in questo caso, che si vada verso un unico obiettivo che è quello che vogliamo tutti. Grazie
Grazie per averci seguiti per questa parte di live. Ora vi lascio in compagnia dei nostri contributi a partire dalla nuova puntata di Meme Economics, curata da il nostro format originale curato da Giacomo Iacomino, poi tutte le altre interviste, focus specifici. 14:30 riparte il live, oggi vi terrà compagnia Giacomo Iacomino e io vi ringrazio per averci seguiti fino a questo momento. Buona giornata sulle fonti TV.